Territorio all'insegna dell'enogastronomia, vero? Sì, noi non è la prima volta che facciamo questo è per noi il primo evento, però abbiamo altri eventi che facciamo tutto l'anno, perché noi vogliamo, questa amministrazione vuole dare un impatto mediatico e economico al paese. Ringrazio l'AIS, sarebbe l'Associazione Italiana Sommelier, che ha voluto premiare Stornara nella nostra villa, il presidente Fabrizio, poi ringrazio Mastasi, ringrazio Santoro per averci portato i sommelier. Per noi è un'emozione. Questa è un'iniziativa che noi come amministrazione comunale a Stornarella però vorremmo replicare, perché ovviamente non è stato possibile, ci siamo insediati da poco tempo e non abbiamo avuto il modo di organizzarci. Ben vengano queste iniziative per promuovere il territorio, dovremo impegnarci sicuramente perché queste si sviluppino anche come un'azione sinergica da parte dell'Unione dei Cinque Reali Siti, perché non debbano restare delle iniziative isolate, solo delle iniziative che sono gioco di squadra potranno dare dei risultati importanti, altrimenti sarà più difficile emergere, perché comunque ci sono tante realtà che lavorano nella stessa direzione e noi dovremo impegnarci per questo. Ecco, appunto, si parla di gioco di squadra, quanto è importante fare rete fra i comuni per poter ovviamente promuovere il proprio territorio? È importantissimo fare il lavoro di squadra, perché innanzitutto nei Cinque Reali Siti c'è bisogno di questo. E nemmeno a farlo apposta, anche questa iniziativa va in questa direzione. Praticamente abbiamo lanciato questo evento di questo percorso dei vini con le cantine locali e anche pugliesi per mettere a confronto, e questo anche da stimolo anche per gli altri paesi dell'Unione di portare avanti un certo discorso di enogastronomia, e soprattutto per quanto il discorso dei vini, che è il fattore principale della nostra agricoltura. Fare manifestazioni, prescindere dal settore, è importantissimo se si deve promuovere il territorio. Si ordona, c'ha gli scavi, insomma, Carapelle può avere altre cose, Stornarella uguale, Ortanova ha tutta una tipicità propria, per cui insomma il territorio è importante, insieme siamo 40.000 abitanti. Per cui... Penso che l'enologia sta assumendo nell'economia locale un'importanza di anno in anno maggiore, anche questo dovuto alla qualità dei nostri vini, che non hanno niente da invidiare a quelli di altre zone magari più propagandate ma forse meno valide dei nostri. È una promozione buonissima, affinché si valorizza non solo i nostri vini sul territorio ma anche a livello nazionale, che i nostri vini hanno una qualità che gli altri non hanno. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Cosa hanno di particolare i vini del nostro territorio? Perché promuoverli anche magari a livello internazionale? Di particolare hanno soprattutto la specificità delle uve con cui vengono prodotte. Adesso si sta cercando di valorizzare al massimo un vitigno tipico della nostra zona, che è il Nero di Troia. Il Nero di Troia, che è poliedrico, è uno di quei cavalli di battaglia di classe
che ci possono permettere di competere a livello internazionale. E poi verrebbe da girare la domanda e dire: ma perché non farci conoscere? Perché se uno, no, se uno fa delle cose buone, che sono apprezzabili, che sono stimate anche a livello enologico nazionale, perché no? Perché gli altri sì e noi no? Credo che la Puglia e questa zona in particolare non abbia nulla in meno di qualsiasi altra zona d'Italia. Abbiamo storia, abbiamo cultura, abbiamo tradizioni, abbiamo un'intera economia che si basa sull'agroalimentare, abbiamo una tradizione antichissima in ambito regionale per quanto riguarda la produzione enoica, quindi si tratta soltanto di indirizzare le energie per farci conoscere non solo in Puglia, non solo in Italia. A soli 31 anni è a capo di un'azienda vitivinicola, anche se è nata da pochissimo, questo significa che è un settore nel quale investire? Diciamo di sì, è un settore in enorme crescita, il mondo del vino come possiamo ben vedere ormai è dappertutto, in tutti. Basta vedere pure una serie TV, nella serie TV c'è sempre l'enoteca o comunque la cena al ristorante con il vino. Quindi stiamo cavalcando un po' la cresta dell'onda, cerchiamo in qualche modo di dare anche ottimi prodotti e il consumatore si sta avvicinando al vino. Non c'è più il consumatore che beve birra o altro, chi beveva birra adesso inizia a bere anche vino. Quindi grazie a questo stiamo appunto crescendo ovviamente. Cosa hanno di particolare i nostri spumanti? Innanzitutto i nostri spumanti sono di particolare che sono vinificati in purezza tutto dal Bombino Bianco del territorio, che è un vitigno radicato dei tempi dei Romani che si coltiva nel nostro territorio. Dopo noi facciamo queste bottiglie di spumante medo classico, medo champenoise, dove siamo orgogliosi del territorio. È una cantina che è nata da poco, una cantina che ha come nasce da 2 anni di tempo, giriamo, abbiamo spumantizzato un 20.000 bottiglie. Sono vini provenienti da vitigni autoctoni, poi noi lavoriamo, l'azienda è a conduzione familiare, quindi basiamo tutto sul gusto, sulla semplicità, sono vini ben lavorati, molto strutturati e quindi viene seguito tutto dalla campagna fino alla vendita finale. Da Lecce a Stornara per promuovere il vino del Salento? Sì, non solo il vino del Salento, diciamo in generale i prodotti della nostra terra, quindi pugliesi, è un orgoglio appunto portare un'azienda importante in un paese che è quello delle mie origini, quindi spero insomma sia una bella manifestazione e un bel risultato. Noi abbiamo la fortuna di avere buonissimi prodotti ortofrutticoli, tra i quali c'è anche la nostra amatissima uva da vino, nel caso di specie, che ci dà un nettare ottimo sotto tutti i punti di vista, rossi, rosati, bianchi. Siamo una piccola associazione nata da poco, la nostra associazione si chiama Puglia da Mare, nata per valorizzare i prodotti del territorio e questo è un piccolo percorso enogastronomico. Speriamo che ci saranno altri percorsi nei 5 reali siti e quindi spero che vada tutto bene. Noi stiamo cercando di fare in modo che i ragazzi non si continuino a lamentare che nei nostri paesi non si fa mai niente. Stiamo dando una smossa, ecco, perché comunque questo è un primo passo, poi dopo questo evento sicuramente qualcuno si muoverà insieme a noi, diciamo facendo qualcos'altro, speriamo di riuscirci. Ecco. Un'ultima battuta, volevo ringraziare il comune di Stornara e tutti gli sponsor. E le cantine soprattutto che ci hanno dato disponibilità, sono intervenute così numerose, non ce l'aspettavamo, siamo felicissimi. E soprattutto viva la Puglia!